Salve a tutti ragazzi, qui è Dragon 94, benvenuto nel 47esimo episodio di Valentino Rossi The Game, ovvero MotoGP 16. Ragazzi, oggi siamo in America, siamo ad Austin, la pista di Marc Marquez. Le postazioni ormai sono sempre le solite, direi che possiamo andare direttamente in qualifica, anche se io ho dei dubbi a riguardo, perché... E signori, piove, attenzione. Vediamo, in gara sarà pioggia leggera, ok, quindi in qualifica ho invece tracciato bagnato, quindi in pratica avremo a che fare con la pioggia per tutto il turno. Io direi di mandare avanti un pochino il tempo per vedere un po' cosa fanno gli altri. 2, 9 e 5, ok. Siccome questo è un circuito abbastanza... Oddio, stava ammazzando il microfono. Siccome questo è un circuito abbastanza spigoloso con le curve comunque, e abbastanza veloce nei cambi di direzione, io direi che una bella settata nei cambi di direzione potrebbe essere a nostro favore, quindi mettiamo così. E ragazzi, non so quanto possa fare le qualifiche, perché io mi ricordo che l'IA di questo gioco è abbastanza bassa in ad Austin. Vediamo un po' se hanno migliorato qualcosa, ma... Adesso iniziamo a girare, ovviamente adesso il feeling con la moto qua sarà un pochettino da aggiustare. Poi purtroppo questo non è un circuito tanto adatto alle Ducati, vediamo un pochino. Mamma mia ragazzi, semplicemente dobbiamo guidare in modalità pioggia, che noi non sappiamo fare, cioè almeno con questa abilità che ci ritroviamo adesso sarà davvero difficile. Però dobbiamo provarci. A questo punto io staccherei qua. Ok, guardate ragazzi, la moto non curva. E questo è l'effetto bagnato. Dobbiamo fare un giro veramente sul pelo dell'uovo. Oh, qua non riesco a stare dentro, ragazzi. Poi ste curve ne sbagli una, tanti saluti. Mamma mia ragazzi, come ce ne va al posteriore. Porca vacca. E la moto non frena, ragazzi. Mamma mia. No vabbè, assurdo. Wow. Che cazzo le guande, non ne ho. Porca di quella vacca, guarda. Allora, con calma, concentrazione, si va. Poi a me Austin non è un circuito che comunque mi mette tutta sta felicità, voglio dire. Ma allora, ma vaffanculo, eh. E c'ho sempre quei 4 decimi. Va bene. Ha un motore molto aggressivo la Ducati, ragazzi, per la pioggia. Miseriaccia. Oh, e qua si va lunghi, eh. E ho frenato una stacca prima rispetto a prima. Evidentemente proprio sull'acqua non ne abbiamo, ragazzi, in frenata. 6 decimi. Vabbè. Beh, almeno una, vai. Abbiamo beccato. Niente, bisogna frenare molto prima. Ancora molto prima. Madonna Bautista. Un secondo e sei, mamma mia ragazzi. Adesso ci riprovo nuovamente.
Beh, sono decimo. In teoria in Q2 ci sono, però non lo so. Devo frenare di più alla staccata quella. Soprattutto devo prendere tanti decimi qua. Ho fatto peggio di prima. Guarda, ci riprovo di nuovo, non mi interessa. Casco rosso di un secondo e uno. Mamma mia, vai così. Un secondo e due. Sì, cazzo, vaffanculo. Porca di quella vacca. Ragazzi, è finito il tempo. Questo è l'ultimo giro utile che ho per fare qualcosa. E sono quarto. Quattro decimi. Porca vacca. Vabbè, più spigolose le curve, no? Un secondo e tre, ciao. Niente, quello non è il punto di staccata. Vabbè, dai, no, no, non fa niente. Niente ragazzi, gli ultimi settori, l'ultimo settore di ogni circuito per me è veramente allucinante. Nel T4 perdo in una maniera incredibile. Fra la fine del T3 e il T4 è qualcosa di allucinante. Sono nono, wow. Meno male che in gara piove. La gara sta per cominciare, i piloti sanno che tutta la fatica fatta fino ad oggi non conterà nulla se non taglieranno il traguardo nelle posizioni che contano. Eccoci qua ragazzi, siamo nella terza fila. Mamma mia, pioggia leggera intanto, quindi l'asfalto rimarrà umido. Vai, vediamo un pochino. Partenza non eccellente, però attenzione, un rallentamento di Rossi. Potrebbe essere un primo settore buono, se non fosse che Iannone in testa, ma non è possibile. Queste curve ragazzi, mamma mia. Dai, dai, dai. Belli qua. Vabbè, mi è arrivato uno schizzo di Vignales incredibile. Di acqua. Per i maliziosi. Ah, è entrata su Iannone. Mamma mia. Attenzione qua. Madonna ragazzi, gli ho rubato la professione a Iannone, cazzo. Porca vacca. Dai qua. Dai qui che perdiamo sempre noi in questo settore. Mamma mia che staccata. Attenzione, la strisciolina incomincia un po' a asciugarsi, però non la vedo poi così tanto asciutta. Ah, mamma mia, Iannone.
Iannone, mamma mia. E Iannone in penna. Più stretto, ma porca vacca. Oh mamma mia. Madonna Iannone, ragazzi. E andiamo per fratte. Che bello. Raga, appena esci di traiettoria un po', la moto è indomabile. E qua frenano un po' troppo, mi dicono. Attenzione a Vignales. Ragazzi, dobbiamo recuperare qua, se no in testa non si va mai. Iannone in fuga. Iannone in fuga, attenzione. Vabbè, un altro? Mamma mia le gomme. Mamma mia le gomme. Attenzione a Iannone qua. Oddio. No, Iannone gli ho fatto perdere la posizione. Ragazzi, sto facendo con calma qua perché cadere un attimo. Oh madonna. Iannone di prepotenza. Mamma mia ragazzi, mamma mia, la moto ingestibile. Attenzione violenti su Marquez, chi se ne frega. Oddio. Oddio, lunghissimi. Attenzione in scia di Dovizioso. Mamma mia. Staccatona qui. E li beviamo tutti e due, guardate. Weppala, mamma mia. Vabbè. Mannaggia. Attenzione qua. Cerchiamo di prenderlo. Attenzione. Mamma mia, ragazzi, che figata duellare con Iannone. Mamma mia, che figata. Attenzione. Oh, dai. Non facciamo sbandare la moto. Cerchiamo di stare alla corda qui. Così, attenzione, leggermente violenti. Ma lui ci ripasserà qua sicuro. Lo sapevo. Ci ha ricambiato il favore subito. Attenzione qua, mamma mia. Appaiati con Iannone. Staccata lui all'interno curva. Gli tagliamo la strada. Oddio. Oddio ragazzi, oddio la gomma, inizia l'ultimo giro. Siamo a un solo decimo da Iannone. E ne approfitta subito in scia. Attenzione, ci manda larghi. Dai che ce la facciamo, bella così. E piano ragazzi qua con l'acceleratore, mamma mia. È pericolosissimo. Attenzione qua ragazzi, facciamo con molta calma tutto. È difficile da far girare qua la Ducati, mamma mia. Tre decimi, un cazzo tre decimi. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Oddio santo, attenzione, mamma mia, staccatona su Iannone all'interno. E ce lo beviamo così. Ma attenzione alla scia ora. Attenzione alla scia ragazzi. Iannone non entrerà a cannone. Di più proprio. Un decimo e sei. Eccolo che arriva. È là. E lì lo vedo. Mamma mia. Ultime curve ragazzi. Decimo duello anche oggi. Mamma mia. Che episodi che stanno venendo fuori. Mamma mia ragazzi. Se non lasciate like a sta serie veramente vi dovete sentire in colpa con voi stessi. Attenzione qui. Iannone ci passa. Mamma mia, troppo violenta la staccata. Oddio le gomme. Non regge più niente. Attenzione qui. Scivola al posteriore ragazzi in una maniera che non potete capire. E va a vincere. Di pochissimo. Su Iannone Dovizioso là.
cosa sta succedendo in questo mondiale? Valentino sesto. Giannone Vinales dovizioso, ragazzi. Ma cosa sta succedendo? Cosa? Marc Márquez settimo. Cosa sta succedendo, ragazzi? Siamo a meno un punto da Andrea Giannone. Siamo ancora sul podio delle tre Ducati. Mamma. E mi sono dimenticato di il replay, porca ciabatta, no? Ehi, i tuoi risultati stanno facendo crescere. Ma non me ne frega un cazzo del contratto, guarda. Signori, la prossima volta siamo a Jerez. Mamma mia. Come sempre, se questo video è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, commentare, condividere il video. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Beh, ragazzi, ciao. La farm di oggi, appunto, sarà la farm di canne da zucchero. Tutto questo sarà completamente automatico e andremo a fare il classico sistema automatico, appunto.